Bene amici di androidblog.it, oggi dopo alcuni giorni di test con il nostro Nexus 5 siamo in grado di darvi un gran numero di informazioni aggiuntive in più rispetto ai primi giorni che era stata pubblicata la preview di Android L. Oggi parliamo appunto di Android L e di come si comporta nel suo diciamo, utilizzo quotidiano. Andiamo ad accendere subito il dispositivo, il nostro Nexus 5, che come adesso vedrete si presenta come primo cambiamento con Android L, la nuova boot screen, la schermata di accensione, appunto, che come vedete è stata totalmente rinnovata rispetto alla versione precedente. E adesso vedete un po' come si comporta l'animazione, diciamo, dopo questo primo step di caricamento. Ovviamente siamo in presenza di una nuova versione di Android, che quindi è forse una delle più rivoluzionarie che abbiamo visto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, che porta con sé un gran numero di novità, soprattutto a livello estetico, ma anche a livello funzionale. Questa è la schermata, la lock screen che abbiamo sul nostro dispositivo. Come potete vedere, rispetto a 4.4 e versioni precedenti ci sono un gran numero di differenze. Innanzitutto si può notare dalla posizione dell'orologio, che in questa nuova versione di sistema non è più modificabile con altri widget. La barra di stato, che è stata modificata con l'inserimento del nome del nostro operatore, diciamo lo stile di tutta quanta la barra di stato, e in più è stata aggiunta la nostra fotografia del nostro profilo di Google Plus, che è quello collegato diciamo all'account Google che utilizziamo con il nostro Nexus 5. Come vedete, poi qui in basso abbiamo il pulsante per avviare il dialer telefonico, che è possibile, diciamo, a cui è possibile accedere facendo uno swipe da sinistra verso destra, mentre andando sempre nella lock screen con uno swipe dal basso verso l'alto si accede alla schermata principale, mentre con uno swipe da destra verso sinistra si va ad accedere, come nella precedente versione di Android, alla fotocamera di sistema. Andiamo subito ad analizzare un po' di novità in questa nuova versione di Android. Come diciamo, prima novità che risulta fuori all'occhio di anche chi non è molto informato, abbiamo qui il nuovo pannello diciamo di quick settings. Questi quick settings sono stati letteralmente modificati a livello grafico, e abbiamo qui sopra la possibilità di modificare la luminosità, oppure di impostare tramite le impostazioni, a cui si può accedere dalla classica rotellina, la possibilità di utilizzare o meno la luminosità automatica, e in quest'altro modo invece possiamo abilitare o disabilitare le varie funzioni. Notiamo subito che è stata aggiunta in modo predefinito all'interno di Android L questa possibilità di disabilitare e riabilitare la rotazione automatica, che fino alle precedenti versioni trovavamo quasi solamente sulle custom ROM, mentre diciamo, abbiamo perso la possibilità di accedere alle impostazioni di ogni singolo toggle premendo, diciamo, con una pressione lunga, mentre adesso per accedere alle singole impostazioni di ogni singolo toggle bisogna premere sul nome equivalente, quindi in questo caso il nome del wifi, e quindi andare a modificare le varie impostazioni. Quello che possiamo poi notare, ovviamente, oltre ad un rinnovamento di alcuni elementi della grafica del sistema, come ad esempio potete vedere l'icona delle impostazioni, l'icona della fotocamera Google, che era già stata aggiornata alcune settimane fa, la presenza dell'applicazione foto, che va a sostituire adesso definitivamente la galleria che era presente su diciamo versioni di Android precedenti ad Android L, che quindi, appunto, vi dicevo, va a sostituire definitivamente la galleria che trovavamo, diciamo, installato in modo stock sui dispositivi Android. Accedendo al menu delle impostazioni, poi abbiamo, come vedete, diciamo, un menu totalmente rinnovato a livello grafico, anche funzionale. A livello grafico, diciamo, le novità si diciamo, balzano al primo sguardo, in quanto è stato utilizzato uno stile completamente differente rispetto a quanto avevamo trovato nelle precedenti versioni. Qui abbiamo infatti uno stile totalmente molto
diciamo uno stile flat, quindi con delle linee più morbide, con dei colori più tendenti al bianco e non più al nero. In questo caso, diciamo, vedete tutto il menu modificato. Per andare a vedere delle differenze, vedete anche come sia stata diciamo riammodernata quella che è l'icona per disattivare, riattivare le varie, i profili delle connessioni e via dicendo, così come anche nel menu del Bluetooth, diciamo l'utilizzo dati. L'utilizzo dati è rimasto pressoché invariato in questo dispositivo, mentre diciamo una grande novità che è stata introdotta a livello di statistiche in questa nuova versione di Android è quella relativa alla batteria. Relativa alla batteria, perché? Perché adesso con Android L si possono avere numerose informazioni in più riguardo la carica della nostra batteria, quindi diciamo in questo nuovo sistema di statistiche si potrà avere una stima di quanto la batteria potrà durare ancora e di quanto diciamo può portarci avanti ancora. Inoltre ci dà un consumo, diciamo, ovviamente stimato di quello che abbiamo consumato con la nostra batteria, di quello che abbiamo consumato in un picco massimo e in un picco minimo, fino alla capacità totale della nostra batteria, che ovviamente è da 2300 mAh. Tra le novità che abbiamo introdotto, che Google ha meglio introdotto a bordo di questo Android L, vi è la possibilità di utilizzare, o meglio, l'obbligo di utilizzare la nuova runtime ART al posto della Dalvik diciamo, in modo predefinito, e inoltre anche il supporto all'ambiente 64 bit. Mentre 64 bit, che era stato molto criticato da parte di tutti gli utenti nel momento in cui Apple aveva, diciamo, intrapreso questa strada, ma effettivamente con le nuove applicazioni si potrebbero fare dei grandi passi in avanti con questa nuovissima tecnologia. Ovviamente, tra le novità che spiccano anche a livello grafico, potete vedere i tre pulsanti, il pulsante back, il pulsante home e il pulsante multitasking, che sono stati completamente rinnovati. E mentre abbiamo anche qui un'altra novità a livello grafico, che è quella relativa appunto al multitasking. Multitasking che, come vedete, diciamo, ci permette di accedere alle varie applicazioni che abbiamo aperto, quindi chiuderle con uno swipe verso sinistra o verso destra, oppure semplicemente premendo la X su ogni singola applicazione. Per quanto riguarda invece la lock screen, vi faccio vedere un attimo le notifiche. Adesso ci autoinviamo un SMS da soli. Scusate che inserisco il numero. Come vedrete, adesso arriverà l'SMS. Vedete, in questo modo abbiamo la notifica che ci appare non più nella parte superiore del dispositivo, ma sullo schermo semplicemente, ed è possibile diciamo accedere, o meglio cancellare, la notifica con uno swipe verso un lato o verso l'altro, oppure si può decidere di accedere direttamente diciamo, all'applicazione, fare con un doppio tap sullo schermo e quindi andare a risponderci, o meglio rispondere ad un messaggio, ad un'email, o ad una qualsiasi applicazione che ci ha inviato la notifica. Ovviamente in linea di massima su questo Nexus 5 gira piuttosto bene. Ovviamente si tratta solamente di una delle prime versioni, quindi non si può pretendere chissà quali grandi risultati. È diciamo uno dei punti più penalizzanti fino ad ora che abbiamo analizzato è stato appunto quello della batteria. In molti online sostengono che la batteria sia decisamente più longeva, mentre altri sostengono che sia meno, diciamo, che ci offre un'autonomia decisamente inferiore, ma io personalmente non ho notato tutte queste differenze con le precedenti versioni di Android, quindi posso dire di essere abbastanza soddisfatto dal risultato che questo Android L ci può dare nell'autonomia dello smartphone. Per quanto riguarda invece la fluidità generale del sistema, ovviamente non è esente da piccoli rallentamenti, ma ovviamente si tratta solamente di una versione, diciamo, in alfa o in beta, non si è ben capito cosa Google ci ha rilasciato, ma ovviamente non si tratta della versione definitiva, che è quella che diciamo troveremo magari preinstallato a bordo del futuro Nexus 6 o qualunque altro dispositivo Google Edition commercializzato dalla stessa Google. Ovviamente, se avete qualche domanda, non esitate a scriverci. È per Android Blog, Nicola De Cillis.